Mercury Comics. Benvenuti a tutti, siamo a Mercury Comics, sempre su Impronte Digitale, sempre ovviamente da Luca Comics and Games 2021. E neanche a dirlo, siamo all'edizione BD con Simone Di Meo. Ciao Simone. Ciao, un piacere. Allora, abbiamo già parlato in trasmissione del tuo fumetto, Li troviamo solo quando sono morti, perché ci è piaciuto molto. Grazie. Oltre alla storia, che ovviamente è una bella storia, che peraltro non è ancora finita perché no, ci saranno altri volumi, siamo rimasti a bocca aperta perché le tavole erano veramente incredibili. Grazie. Oltre a trasmettere un'azione di movimento, sembrava di vedere un serial cinematografico. Grazie, sto sorridendo comunque. Si vede, ok, perfetto. Grazie. Come... Che indicazioni ti aveva dato per produrre queste tavole? Allora, è proprio quella la cosa bella. Io ho davvero poche indicazioni. Ah, ecco. Esatto. Nel senso che, vabbè, lui scrive una buonissima sceneggiatura. Non è uno di quegli scrittori che va proprio in profondità nel dettaglio quando mi descrive una vignetta. Quindi lascia libertà molto. Completa libertà. Vabbè, ho avuto completa libertà sui design, su tutto quello che è il reparto, il tipo di tecnologia utilizzata, il tipo di colori. Quindi in verità... Ho veramente dato sfogo alla fantasia e a quello che per me è la cosa più vicina alla fantascienza rappresentabile per quello che piace a me poi naturalmente. Certo. Quindi in verità è proprio quella la cosa bella ed è quello il motivo per il quale amo lavorare alla serie. Posso letteralmente fare quello che voglio, chiaro, con la supervisione dell'editor, con lui ovviamente. Cerchiamo di arrivare tutti a una soluzione che ci faccia piacere ottenere, però è massima libertà, assolutamente. E quando hai visto le tavole? Mi sono piaciuti. Quanti volumi ci saranno? Sono solo tre di questi. Sì. Una trilogia. Sì, esatto. Oh. E ogni volume passeranno 50 anni dal momento dell'inizio del primo al secondo. Quindi... Ricordiamo velocemente la storia. Ci sono queste astronavi che vanno a caccia di questi giganti, sì, che si trovano nello spazio, per farli letteralmente a pezzi. Sì, sì, perché l'umanità ha perso la Terra, non vive più sulla Terra, ha bisogno, esatto, di risorse, e trovando questi giganti prendono le risorse direttamente da loro. E ovviamente ci sono predatori, ci sono quelli che hanno invece i certificati per poterlo, esatto, fare. Ci sono degli scontri tra gli uni e gli altri, ma c'è una nave che si lamenta, il capitano di una nave, li troviamo solo quando sono morti. Esatto. E quindi va a cercarne qualcuno che morto non sia. E quello è l'obiettivo, assolutamente. Bene, questo è il primo volume, appunto, dove potete vedere tutta la capacità di Simone nell'illustrarlo, ma tu non fai solo questo. No. Anzi, il buon accorso ci ha dato due copertine che sono state fatte sempre da Simone. Quindi siamo arrivati anche a fare copertine, sì, di libri, però, sì, però sì, documenti. Sì, sì, è un'esperienza nuova. Ringrazio 451 naturalmente per la possibilità, che è un editore davvero davvero in gamba, che fa questi bellissimi libri di fantascienza. Poi ormai è tutto, cioè sono immerso nella fantascienza costantemente. È un'esperienza particolare perché è diverso che fare fumetti, sì, però è sicuramente stimolante. Ho imparato un altro modo di vedere le cose, rapportarmi con copertine che non devono rappresentare quello che c'è dentro come disegni, ma quello che c'è dentro come testo, è proprio molto diverso. Molto più lungo anche, perché dicono leggiti il libro. Sì, per fortuna in 451 mi danno anche una mano su questa cosa. Ecco, perché... Però sì, è una nuova esperienza molto molto divertente. Di questo peraltro ne sentirete parlare, perché io l'ho comprato e appena finisco di leggerlo ve lo spieghiamo anche. Bene, su cosa lavori adesso? Sto continuando su Li troviamo solo quando sono morti, ho ancora un po' di mesi davanti, poi lavoro come copertinista per la DC Comics, sì, quindi quelle ce ne sempre ogni mese di nuove. Poi ho già progetti futuri, ma non posso ancora... Ancora copertina segreta. Sì, esatto. Bene, noi ti ringraziamo, grazie, per questa breve intervista. Grazie. Anche questa, come tutte le altre, le troverete nello speciale di Luca Comics and Games. Ringrazio Lorena, che è qua dietro la telecamera, che ci permette di andare in onda. E quindi alla prossima intervista. Ciao a tutti dall'Angoliere. Ciao, grazie. Ciao.